trovati a tutti. Nelle ultime ore le temperature sull'Italia si sono abbassate sotto la spinta di correnti piuttosto fredde provenienti dal nord dell'Atlantico. Queste correnti, proprio come accade lungo il letto di un fiume, tendono ad organizzarsi in mulinelli che poi altro non sono se non centri mobili di bassa pressione associati alle ben note perturbazioni. La prima del mese di gennaio, quella che ha portato il calo delle temperature, si è già inoltrata sullo Ionio, una seconda in fase di indebolimento appena lambito l'arco alpino nella giornata di venerdì 7, una terza più intensa è attesa sull'Italia tra domenica 9 e lunedì 10 gennaio. In questo caso l'effetto ombrello indotto dall'arco alpino nei confronti delle correnti nord-occidentali che trasportano questo corpo nuvoloso darà modo a piogge e nevicate di saltare quasi del tutto le regioni nord-occidentali e di portarsi rapidamente verso quelle nord-orientali per poi indugiare soprattutto al centro e al sud, dove quindi tra domenica e lunedì avremo precipitazioni sparse e anche alcune nevicate persino a livelli collinari. A seguire altri impulsi di aria fredda interesseranno l'Italia, mantenendo le temperature su valori a tratti anche inferiori alla media del periodo, ma i fenomeni si concentreranno quasi esclusivamente al sud, portando invece al nord, su gran parte del centro, aria ugualmente fredda ma nel complesso più asciutta e quindi a tempo più soleggiato. Ecco allora le previsioni per il weekend, con la giornata di sabato che vedrà ancora un po' di variabilità residua all'estremo sud per l'azione del vortice ionico in successivo allontanamento. Nubi sparse anche in Sardegna, ma in questo caso per infiltrazioni umide provenienti dalla Francia. Altrove condizioni soleggiate, ma con nebbie e brinate anche estese al mattino in Valpadana. Nel corso della giornata, soprattutto la pomeriggio e sera, assisteremo ad un progressivo addensamento della nuvolosità lungo l'arco alpino per gli avamposti della perturbazione che poi nella giornata di domenica porterà nubi e precipitazioni lungo le Alpi di confine, al mattino anche sul Triveneto, ma qui subentreranno rasserenamenti, precipitazioni in rapido trasferimento quindi verso l'Emilia Romagna, il centro e la Sardegna nel corso del pomeriggio per poi finire la corsa in serata sulle regioni meridionali. Il seguito di venti freddi e precipitazioni darà modo alla quota neve di portarsi, come abbiamo detto, a tratti anche a livelli collinari, controllate voi stessi le quote indicate dal nostro modello, mentre al nord-ovest assisteremo a venti di fön con sole, cieli tersi e temperature diurne un po' meno fredde. Infine la tendenza per l'inizio della prossima settimana, con le centrali adriatiche meridionali sempre sotto l'azione di nubi, piogge e nevicate anche fino a quote collinari, il nord e da martedì anche la Sardegna invece con tempo più soleggiato ma sempre abbastanza freddo. Grazie per averci seguito, un buon weekend a tutti voi, prossimo appuntamento lunedì sera dopo le ore 19 sempre su questo canale. Vi attendo numerosissimi, cordiali saluti e a risentirci da Luca Angelini.